Ballantine Band presente ancora su Arsenico Ultimo Atto con Roberto Bichi, Roberto Tiezzi e Carlo Ballantini, per parlare di come da Roberto e Carlo sono diventati la Ballantine. Io credo che proveniate tutti da altri gruppi. Sì, esperienze giovanili le abbiamo avute tutte, insomma, più o meno giovanili. Il tuo primo gruppo come si è chiamato? Escomono. Escomono, c'è anche scritto lì. Infatti la mamma dell'altro chitarrista. Ma probabilmente è venuta fuori da un'invettiva di uno che non riusciva a trovare a uscire stereo. Esatto, avevamo un piccolo quattro piste e quindi quando il tastierista si è presentato con i due cavi, no? Left e right, uno gli ha fatto, oh, ma che fai? Dice, guarda che ci siamo quattro piste sole, Escomono. Dice, come Escomono? E da lì questo Escomono. Il nome, perché i nomi dei gruppi nascono sempre, no? Io per esempio il mio primo gruppo si chiamava Herpes perché eravamo sulla bocca di tutti. E il tuo primo gruppo? No, il mio primo gruppo io praticamente si chiamavano i Jolly 83, eravamo tutti bambini. Nome torzolissimo, eh. Ma ti spiego perché, perché suonavamo musica da ballo nei centri anziani, nei centri sociali. E, no, già quello era troppo moderno all'epoca. Avevamo, insomma, io ero il più piccolo, mi ricordo avevo 10 anni, gli altri 14, tutti ragazzini, insomma, e suonavamo valzer, tanghi, ecco, queste cose qua, per cui il nome era adatto al genere. Cioè tu, Roberto, hai preso il contrabbasso per far vedere che eri già serio da bambino. No, io per appoggiarmi. Ah, qual era il primo gruppo? Il primo gruppo si chiama Empiro, si chiama perché tuttora fanno dei CD a livello amatoriale, è un gruppo di Foiano che musica propria, cantata in italiano. Il primo gruppo è questo. Ecco, e come nascono? Lo posso chiedere a te, sì. come nasce la Ballantine? Dunque, l'unione è... Fa Pupo. La forza. L'unione è stato Pupo, nel senso che siamo ritrovati a fare tournée con Pupo tutti e tre insieme. E io con Roberto, con il Dumbo, già suonavo da tempo, sia con Pupo che in altri contesti. Con Carlo ci siamo conosciuti in quell'occasione. Era l'anno, Carlo? 98. Allora, 98. Tanto per far capire a quelli che sono a casa, i musicisti che lo fanno di professione, che fanno session man nei dischi, bene, poi durante le tournée estive si aggregano ai vari cantanti. Quindi Pupo, che era, come è tuttora, un cantante internazionale, cominciava ad avvalersi di vari pezzi di musicisti conosciuti nelle sale di incisione o nei vari gruppi, correggetemi se sbaglio. No, no. Quindi loro due sono andati a suonare con Pupo, lui probabilmente è arrivato dopo. Chi c'era alla chitarra? Lo Smanna. Perfetto. Quindi Franco Nardi, il chitarrista, viene sostituito da lui. Quindi il momento aggregativo si può dire che è Pupo. Assolutamente. Però, visto che siamo a parlare della Ballantine Band, adesso io farò vedere a coloro che ci seguono da casa un brano vostro nel quale proprio nel palco siete voi tre, signori, la Ballantine Band. C'è chi lo dice per il tardi una sera, chissà da quanto tempo desiderata, però stavolta lei è bella e sincera e glielo dici in una serenata. C'è chi lo dice per questioni di sesso, chi per la gioia quando scorre addosso, chi per averne ancora un po' nel bicchiere, ma non lo aiuterà a dimenticare. C'è chi lo dice del dolore in un disastro epocale, e chi per l'amore ad un figlio che solo dovrà continuare. Oh, non è mai troppo, mai abbastanza, è l'orizzonte ad ogni passo un po' più in là. Non è mai troppo, ancora di più, sarà il cielo a dirci quando basterà. Non è mai troppo, io mi avvicino e se ne va. Non è
troppo, mai abbastanza. Non è mai troppo, ancora di più. Ancora un poco e forse dopo basterà. Quindi con Pupo vanno Roberto e i due Roberti e Carlo si aggrega poi. Ma c'è un momento in cui voi tre avete detto: noi dobbiamo diventare una band di tre persone indipendentemente da Pupo, perché poi con Pupo c'era una tastiera, due coriste, okay. Quindi no? No, c'è stato un momento soprattutto scaturito da un senso pratico, ecco, nel senso che oltre all'attività che abbiamo insieme noi come gruppo di Enzo, avevamo ognuno di noi una miriade di gruppi, gruppetti, perché sai, vivere con la musica non è così facile, e avevamo tutte queste attività. A che però, cioè, era un po' troppo dispersivo e nonché faticoso. Ci è venuto l'idea semplicemente perché dice: perché anziché puntare ognuno su tutti questi gruppi, gruppettini, non facciamo noi un gruppo nostro, visto che siamo uniti anche da questa occasione, ecco, insomma, lavorativa, e per ottimizzare il tempo e le forze. E da qui è nato appunto il trio, che poi è diventato Ballantine Band, insomma. Prima di passare al trio, però, voi avete avuto anche un momento con Daniele Benedetti e la Sabina Ciabucchi. Parallelo, direi, non prima. Sì, sì. Era parallelo. Cioè, l'esigenza, come diceva lui, era questa, no? Perché dopo vai è a suonare. È tuttora questa. Cioè, il fatto che se lui c'ha un gruppo, lui c'ha un gruppo, io c'ho un altro gruppo, poi arriva la serata di Pupo, cioè, c'è tre gruppi che perdono la serata. Invece, se siamo un gruppo solo, c'è solo un gruppo che perde la serata. Esatto, questo lo facciamo anche per spiegarlo a chi segue da casa, perché poi magari chi fa l'impiegato alla banca o lavora alla USL fa fatica a capire come mai ci sia questa scomposizione scontinua di tanti gruppi, perché campare di musica non è facile. Non è facile, sì, è vero. Quindi l'esigenza di fare tante cose, di adattarsi alle varie situazioni di lavoro, quindi ai pub, a matrimoni, perché no, tutte le cose. Quindi l'esigenza di farlo con più gruppi, e da qui l'unione di farlo con un solo gruppo, la Ballantine Band. Volevo dire una cosa, che la Ballantine Band è nata come attività lavorativa dei pub, però è nata anche come pezzi propri. Noi abbiamo dei CD di musica nostra, di musica in italiano prodotta da noi. E in quell'anno che è uscito il CD, abbiamo, aiutami Carlo, 2003, abbiamo fatto anche varie cose, il Teleton, Demo Rai, il May, il Team Tour, tante cose con Arezzo Wave, con i nostri pezzi originali. Il disco si chiamava Musica delle Stelle, si chiama tuttora. Tu mi hai dato il là per raccontare ciò che avverrà nelle prossime tranche che vedremo dedicate a voi, perché chiaramente noi piano piano vi abbiamo fatto capire come l'aggregazione di musicisti forma un gruppo. Questo è uno di quei gruppi che è stato fortunato, oltre che capace, perché c'è tanta gente capace che magari è rimasta e merita sconosciuta. Questi tre ragazzi sono tra coloro che, oltre a essere capaci, sono stati fortunati, perché, come avremo modo di vedere tra poco, hanno girato il mondo con la musica e continuano tuttora a girarlo, e questo credo che sia il coronamento del sogno di qualsiasi musicista. Ci lasciamo per pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con la Ballantine Band ad Arsenico, ultimo atto.